A Ponte Felcino prosegue l'ottimo momento del Ponte Villa di mister Bonciarelli, che risale la classifica. Stavolta la gara si deciderà tutta nel primo tempo, già col Fratticciola sotto di 3 reti. Andiamo a vedere le azioni salienti di questa partita, che si apre subito col gol del vantaggio di padroni di casa. Nel nostro montaggio all'ottavo minuto c'è Passeri che scende molto bene sulla fascia destra. Passeri vince un rimpallo, mette al centro il pallone, bucano un pochino tutti, sul secondo palo sbuca Ciacoli, grande protagonista della giornata di oggi, ed infila il gol del vantaggio di Piatto. Al 16esimo, azione da calcio d'angolo, la palla arriva al limite, sventola, sulla quale Bagnetti si esalta. Al 20esimo, azione che sembra innocua sulla fascia, nasce da una rimessa laterale, poi rimane a terra, lo vedete, il giocatore del Ponte Villa, Vagnarelli, mani sulla testa un po' per tutti, interviene l'arbitro, richiama l'attenzione dei sanitari, degli addetti della panchina. Vedete, tutti si portano le mani in testa, sembra un infortunio apparentemente grave, e quindi vanno gli auguri nostri, anche nostri, al giocatore di casa, che poi viene portato fuori a braccia, vedete, e sostituito da Picchirilli, che entra dunque al posto dell'infortunio. Fortunato Vagnarelli. Al 28esimo, azione, fa tutto bene Ribecco che controlla, ma il suo destro, vedete, Veronica contro Veronica, il suo destro però è debole e finisce sul fondo. 29esimo, azione ancora del Ponte Villa, in pratica è un monologo dei padroni di casa con il cross al centro e la colpo di testa che termina però sul fondo, e arriva al 43esimo il gol del raddoppio. Ciacudì fa tutto bene, inizia l'azione e serve Cirilli, e poi Cirilli mette al centro, si accende una mischia abbastanza strana, c'è un rinvio corto, alla fine la palla arriva al numero 11 di casa che segna il gol del 2-0, doppietta dunque per Ciacudì e il Ponte Villa che chiude il primo tempo in vantaggio non di 2-0 ma di 3-0, perché è ancora lui, Ciacudì, che inizia l'azione, poi una bella giocata, la palla da Passeri arriva indietro proprio a lui, bel tocco di Piatto e della rete del 3-0 che di fatto già chiude la partita per la squadra del Ponte Villa. Nel primo tempo festeggia il colored di casa. C'è tempo al 47esimo per un'azione personale di Picchirilli che vince un rimpallo, è anche corretto, non si butta a terra, lascia partire un destro sul quale è bravo il portiere Vagnetti a salvare in angolo. E queste erano le immagini del primo tempo. Andiamo alla ripresa, che si apre dopo 45 secondi con Cirilli che mette in mezzo questa azione, Passeri buca, arriva sul secondo palo ancora Picchirilli e si salva però la difesa di casa. Al 15esimo ci prova Catoggio, la sua conclusione è alta sopra la traversa. Al 17esimo si vede finalmente il Fratticciola con Borenini che appoggia a Duranti, eccolo qua l'appoggio indietro, Duranti trova prima un muro, poi riconquista nuovamente il pallone, ma l'azione è ferma per una posizione irregolare. Al 25esimo calcio in angolo per il Fratticciola, la palla sbuca in aria, si salva la difesa di casa in calcio d'angolo. 31esimo minuto, buon controllo di Bresciani che si allunga però la palla e il portiere esce a terra. Al 35esimo proteste degli ospiti per un presunto fallo di mano in area di rigore, l'azione è piuttosto lunga, prima c'è una bella discesa da parte del numero 11 ospite con la palla che finisce in calcio d'angolo. Sui sviluppi del calcio d'angolo è Chiotti che tenta il tiro, vedete, al termine di questa mischia la palla torna nuovamente in area di rigore, eccolo qua Chiotti che prova la conclusione, e poi proteste timide, anzi abbastanza timide direi, per il Fratticciola. Al 42esimo c'è Picchirilli che vuole decisamente mettersi in proprio ma fallisce l'appuntamento con il gol. Al 46esimo l'ultima occasione per il Ponte Villa è per Mazzanti sugli sviluppi di questo calcio di punizione, vedete Mazzanti che raccoglie l'invito e accorre ma spara alto, finisce dunque con la vittoria meritata per 3-0 del Ponte Villa sul Fratticciola Selvatica.
soddisfatto ovviamente della vittoria, era una partita difficile, loro avevano una voglia di riscatto ovviamente perché ancora erano a zero punti e quindi la temevo molto come partita. Abbiamo risposto bene, stando concentrati, stando ordinati e quindi mi ritengo molto soddisfatto e dopo una partenza un pochino, anzi molto accidentata sia come calendario che come prestazioni, siamo riusciti a fare 3 vittorie consecutive, quindi speriamo di continuare. Niente, che la partita diciamo giocata male da noi, purtroppo la classifica ci dice male perché siamo ultimi e vedremo di migliorarci e di fare qualcosa di meglio. I ragazzi ci credono e vedremo un po', io ci credo e vedremo di migliorarci.